accanto Mary Lou. Il sole risplende, il cielo è blu, e tu mi fai beato il cuore. Oh mio tesoro, col dirmi ti amo. Da-di-a-di-a. Perché io canto Mary Lou, il sol risplende, il cielo è blu. Alle vostre volgari manipolazioni, io levo la mia voce in nome dell'arte e non posso consentire che la più bella romanza del maestro Acquini debba essere deturpata per servire alla vostra speculazione. Si può sapere con quale diritto vi permettete di entrare in un locale e disturbare l'ordine pubblico? Sgombrate subito, signore, se non volete che io chieda l'intervento della polizia. Io non mi muovo di qui, io ho pagato il mio biglietto d'ingresso. Voi avete pagato il vostro biglietto d'ingresso come spettatore, non come disturbatore. Io voglio che il signor Peter Reggio risponda alla mia protesta. Rispondo subito. Dichiaro innanzitutto che il signore non è stato invitato questa sera in questo locale per creare un incidente che domani nella cronaca di tutti i giornali potrebbe servire da pubblicità al mio ultimo gesto. Non c'è trucco, signori, non c'è trucco. Ma la protesta del signore può avere anche un fondamento. Soltanto faccio notare al signore che l'unica persona che abbia il diritto di opinire cosiddette manipolazioni è il maestro Squiggy, che per ora si trova a New York. Il mio editore, il signor Vicco.